qualcosa per aprire. Vado. Ok. Benvenuti a tutti. Oggi presentiamo insieme l'UNICEF una importante campagna sulla vaccinazione dei bambini affetti da poliomielite. Questa iniziativa vede la Dinamo coinvolta come testimonial regionale dell'UNICEF e la Fondazione Dinamo come partner, diciamo, di questa iniziativa di fundraising per la vaccinazione antipolio. Abbiamo qua la presidente della regionale dell'UNICEF, la professoressa Paola Manconi, la professoressa Silvana Pinna, presidente provinciale, e gli altri testimonial che insieme alla Dinamo rappresentano l'UNICEF in Sardegna, in particolare Piero Marras, Gavino Murgia, sta arrivando Meo Sacchetti in rappresentanza della Dinamo e non viene Andrea Mura. Quindi a questo punto io passerei la parola alla professoressa Manconi per la diciamo per illustrare l'iniziativa. Grazie. Sì, va bene, sto seduta. Buongiorno a tutti. Allora, io a nome del comitato regionale che è anche rappresentato qui, oltre che dalla presidente di Sassari, Silvana Pinna, dalla presidente di Oristano, Bianca Muscas, presidente di Nuoro, Carlo Murgia, do il benvenuto ai presenti e ringrazio veramente di cuore la Dinamo che intanto ci ospita e che poi ha accettato l'anno scorso di diventare nostro testimonial regionale, insieme ad altre personalità illustri come Piero Marras, Gavino Murgia e Andrea Mura, il quale si scusa di non essere presente oggi, ma lui ha problemi con la barca che è in continua revisione e quindi proprio l'altro giorno mi ha detto: guarda, scusami ma non posso venire. Ora, i testimonial per noi sono una risorsa importantissima, perché il testimonial con la sua visibilità, portando avanti i progetti e le problematiche che l'UNICEF affronta, naturalmente ci può essere di grande aiuto per le nostre campagne. E naturalmente chi cerchiamo? Cerchiamo, invitiamo delle personalità che abbiano un grande impatto sul pubblico. D'altra parte, oltre i testimonial regionale, esistono gli ambasciatori a livello nazionale e uno dei nostri ambasciatori è il Corpo dei Vigili del Fuoco, che in tutte le occasioni ci sostiene, ci aiuta, ci fa compagnia e anche dal punto di vista del trasporto di materiale. Allora, noi l'anno scorso abbiamo assegnato, comunicato, nominato questi testimonial regionale. Oggi volevamo fare una manifestazione un po' più importante, più visibile, perché legando alla presentazione dei testimonial anche il lancio di questa campagna che per noi è importantissima. Allora, non c'è bisogno che parliamo dei testimonial, tutti conoscono Gavino Murgia, Piero Marras, il velista Andrea Mura, che proprio recentemente ha vinto questa gara in solitario, 3.000 miglia in 17 giorni, quindi veramente è stata un'impresa favolosa e adesso si prepara ad altri viaggi. La presenza dei testimonial e della Dinamo, cioè la Dinamo naturalmente con tutto il seguito che ha di giovani, di adulti, di persone, è chiaro che può essere per noi una grande vetrina, nel senso che se la Dinamo si presenta in campo e dice: ricordatevi che è in corso la campagna delle vaccinazioni, forse
insomma, sarà anche ascoltata, e per noi è molto importante anche questo. Adesso insomma, vorrei passare la parola alla professoressa Pinna, che illustra un po' questa nuova campagna. Vedete, abbiamo il campanellino, Carlo Sardara l'ha già preso, e quindi insomma, siamo il campanellino che deve suonare ogni volta che un bambino muore. Ogni 20 secondi muore un bambino, quindi insomma deve suonare il campanello d'allarme. Allora, passo la parola. Ecco, è arrivato il coach. Così, perché io ho problemi con la mia. Non vuoi tenere, vuoi stare dicendo? Ecco, allora noi salutiamo intanto Sacchetti, lo storico per Sacchetti. Io non sono in ritardo, devo arrivare dopo. No, grazie. Ah, dovevo essere lì. Devo anche dire che lo Sacchetti ci ha detto che è amico dell'Unicef da tempo, quindi già giochiamo in casa. Mi do un obolo ogni mese. Ecco, vedo, ogni mese lei è diventata amico dell'Unicef, con una struttura che facilita, facilita tutti i progetti dell'Unicef, in quanto soffrendo con una donazione mensile da 10 a 15 euro, anche 25, quello che può dare naturalmente. E poi si possono non solo vaccinare i bambini, ma sostenere tutti i progetti del pubblico, quindi tutto questo è importante. E la campagna di oggi, Vacciniamoli Tutti, è stata lanciata a livello nazionale proprio mercoledì mattina, per cui siamo all'interno di una, siamo i primi a lanciarla ufficialmente in regione, anche chiaramente in provincia. Si è tratta semplicemente di una campagna in cui decidiamo di vaccinare tanti bambini con l'acquisto, diciamo, semplice, con la donazione che facciamo per il campanellino, che è di 5 euro, diciamo la donazione che noi chiediamo è quella di 5 euro, poi ognuno può dare giustamente di più. Noi vacciniamo di fatto 10 bambini con 60 vaccini, perché sapete che sono i richiami, quindi abbiamo la possibilità di fare per 6 volte i richiami e di vaccinare contro le malattie killer che purtroppo hanno una ricaduta pessima nei confronti di questi bambini che sono già venuti e quindi stanno in condizioni certamente di estrema povertà. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, voglio annunciarvi che noi per questa settimana a Sassari non solo vaccineremo i bambini, perché abbiamo altre manifestazioni, ma abbiamo una grossa manifestazione nel comune di Senoli, grazie al sindaco Desini, adesso scusate onorevole Desini, intanto una manifestazione con tutti i sindaci della provincia di Sassari, che hanno aderito proprio a questa campagna e all'alleanza del Nord Sardegna per l'infanzia. In questa alleanza certamente in primis ci sono i nostri bambini e sempre in primis ci sono i bambini lontani, quindi vicini e lontani. Allo stesso tempo il presidente nazionale dell'Unicef sarà qui presente, spero che ci possiamo incontrare proprio alla Dinamo, cioè durante la partita, proprio perché vogliamo rinforzare anche con le figure istituzionali questa nostra campagna, che è una campagna, come vedete, abbastanza seria, ma è una campagna in cui l'Unicef è in prima fila, perché voi sapete che gran parte delle vaccinazioni nel mondo sono tutte, avvengono attraverso il canale delle Nazioni Unite e soprattutto il canale dell'Unicef. E quindi tutto il resto chiaramente lo sappiamo. Un ringraziamento ovviamente alla Dinamo che da anni ci segue, so che più volte abbiamo fatto manifestazioni all'interno del palazzetto dello sport e durante abbiamo parlato anche Fortuna Nero, che ha sempre vinto quando c'eravamo noi, quindi mi fa anche piacere questo, spero veramente continuate con successo, noi vi seguiamo. Io ho un po' paura di entrare in campo, cioè vedere le partite mi viene un'ansia terribile, ma ascoltavo dall'esterno le ovazioni, quindi così mi rendevo conto della vittoria della Dinamo, e vi ringrazio di nuovo dell'accoglienza che ci avete riservato e speriamo naturalmente continuare. Grazie a voi. Grazie. Io volevo aggiungere un'altra cosa a proposito delle vaccinazioni, perché detto così sembra sì, vabbè, vacciniamo, però chissà come andrà a finire. Allora, un dato sicuro, un dato certificato è questo: negli anni 90 veniva vaccinato il 20% dei bambini dei paesi in via di sviluppo. Nel 2012 hanno avuto la vaccinazione l'80% dei bambini. Allora, questo dimostra che c'è stato un grande, che le campagne
per le vaccinazioni hanno un grande successo e soprattutto hanno un risultato positivo. D'altra parte qualcuno si potrebbe chiedersi perché lo fa l'UNICEF in prima persona, tanto perché è l'organizzazione che lavora in 190 paesi del mondo, quindi raggiunge in modo capillare praticamente tutta la superficie, e poi perché ha appunto tutta una struttura alle spalle che consente di consegnare i vaccini in tempo, in pochissimo tempo, e quindi che il vaccino diventa veramente efficace. Allora questa campagna, noi insistiamo molto su questa campagna, speriamo che domenica al palazzetto, dove noi saremo con i nostri volontari e con i nostri piccoli banchetti, tutti gli ospiti del palazzetto abbiano al collo il campanello della vabbè, comunque noi speriamo, perché guarda, se non speriamo non otteniamo niente, quindi vero? Quindi credo che sia importante sperare. Comunque grazie a tutti, grazie alla stampa che ci segue, grazie alla Dinamo, alla Fondazione, alla Dinamo, ai giocatori, a tutti, e soprattutto grazie ai testimonial. Se non so se volete dire, se vogliono dire qualcosa i nostri testimonial. Ma insomma, i generi testimonial non dovrebbero parlare tanto, no. Dovrebbero dare quello che sanno, che sanno dare, insomma, nel caso mio di Gavino, poi aggiungerà qualcosa Gavino, ma insomma noi siamo a disposizione in questo senso, siamo meglio a servizio della causa, insomma. Per cui adesso magari pianificheremo qualche iniziativa, qualche cosa, grazie anche alla vostra bella, come dire, che arrivino, capacità poi di organizzativa, insomma, che mi piace il vostro movimentismo in questo senso, la spontaneità, insomma. E quindi il nostro vuole essere un volontariato puro, insomma, sperando poi di essere anche in grado, insomma, di dare una mano seria e concreta, soprattutto. Che bene. Sì, buongiorno a tutti. In un incontro preliminare che abbiamo avuto sempre qui a Sassari, avevamo già lanciato l'idea così di organizzare una serie di eventi, concerti, unitamente poi alla presenza di una rappresentante della squadra Dinamo, appunto sempre per indirizzati alla raccolta di fondi di questa campagna di vaccinazione. Così parlando anche si era arrivati a, come dire, una specie di sogno, no? Quello di mettere un campanello per ogni pecora sarda, che dice, vendere 4 milioni di pecore di campanelli per ognuna delle pecore che ci sono in Sardegna, sarebbe un grandissimo risultato, probabilmente riusciremo a vaccinare tutti i bambini che ancora non sono stati, anche forse così, in modo scherzoso, no? per comunque arrivare alla possibilità, al sogno di questo obiettivo, che è quello di salvare questi milioni di bambini che purtroppo soffrono in giro per il mondo. Quindi il nostro piccolo apporto, appunto, siamo qui per questo e speriamo che dia i risultati sperati. Ringraziamo Luigi Peruzzu, che è stato il nostro gancio, che non risponde mai al telefono. Sì, a me risponde sempre. A me mi ha risposto dopo mezz'ora. Io vi devo lasciare, passo la parola a Leo Sacchetti e buon proseguimento. Grazie. Cosa dire? Noi come Dinamo non funziona. Noi come Dinamo, a parte che è molto stretto anche se parliamo senza, noi come Dinamo siamo molto importanti, io ho tre figli e perciò mi sento parte importante su questa situazione. Ma perché Dinamo? Perché penso che noi i ragazzi più che altro abbiano un appeal con i giovani. E penso che noi dobbiamo iniziare a sensibilizzare i ragazzi giovani su questo affetto qua.
perché questo devono iniziare a capire queste cose più importanti che ci sono. Non è facile perché hanno altre idee, altri target diversi, però se si inizia con i giovani dall'inizio a inculcargli qualcosa di importante, può darsi che poi col tempo capiscano veramente l'importanza, parte di questa manifestazione, per questa situazione, ma per dare una risposta importante e donare qualcosa di proprio veramente a qualcosa che serve. Penso che questo sia importante. I nostri ragazzi sono giovani, c'è tutti questi bambini che li seguono, perciò dare un'impronta sui ragazzi giovani per il futuro penso che possa essere importante. Grazie. Di niente. Possiamo andare? Qualche domanda? No, se nei concerti volevate coinvolgere qualche chitarrista della squadra o qualcuno che abbia venuto da cantante. Il chitarrista c'è. Chi è il chitarrista? Suo figlio. Beh, ma lui è sul coso, sul rock metallico, perciò. Accettiamo anche. Accettiamo sì. Infatti c'è un po' una battaglia sui gusti musicali miei, di mio figlio, è un po' diverso, però. Sta regolando il volume basso, questo è troppo. Infatti, può fare quella musica a volume basso. No, ma un po' di energia ci vuole, quella musica è energia, e quindi certo. Noi ne abbiamo bisogno, perché insomma. Anche produttivi li facciamo. Sì, certo. Ma vabbè, potrebbe essere un'idea, fare un pezzo magari con play anche in suona con qualcuno se vuole. In cantare. Playback, perché non facciamo brutte figure. Facciamo come si faceva una volta nelle vecchie trasmissioni televisive che suonavano la chitarra senza niente. Il playback, cose così. Comunque. No, beh, qualcosa deve essere importante di. Per cercare di trovare il massimo da tutto, perciò se questo sì. Qui può essere utile in una situazione ci mancherebbe altro, siamo disponibili penso come ragazzi in tutte le situazioni, cioè, penso che siano sensibili, adesso cercheremo di comprare qualche campanellino extra come squadra, spingeremo il nostro vice capitano e il capitano a far tirare fuori qualche soldo anche i nostri americani che sono un pochettino con le braccia corte. Ah, sì. Però però sotto questo aspetto penso che anche loro capiscano che è più importante, è un messaggio penso certo. Che sia importante, sì, ma infatti leggiamo che loro sono sempre molto sensibili a tutte le iniziative con gruppi, con per esempio con gruppi di disabili, no, con altre associazioni, sono sempre pronti. No, questo è un po' l'imprinting che ha dato un po' la società, questo aspetto dei due fratelli, uno con la fondazione e l'altro che ci porta in giro per tutta la Sardegna e non solo la Sardegna. Sappiamo che è pesante, però la fortuna che i giocatori hanno è che noi abbiamo avuto molto dalla pallacanestro sotto l'aspetto di notorietà e sotto l'aspetto economico, perciò ogni tanto abbiamo ottenuto molto e ogni tanto bisogna anche dare, bisogna capire, bisogna le cose di restituire qualcosa, questa è una cosa importante. Va bene, complimenti, siete stati molto. Adesso io dico due stupidaggini sulla pallacanestro, se non volete dire anche voi, intanto.